Le Canarie sono un paradiso fiscale. Conviene per un imprenditore digitale o non trasferirsi alle Canarie alla ricerca di un legittimo risparmio d'imposta? Vediamolo dopo la sigla. Ciao, sono Luca Tagliatela e da oltre 20 anni mi occupo di relocation plan e pianificazione fiscale internazionale, con l'obiettivo di massimizzare le libertà personali, fiscali e finanziarie dei miei clienti. Oggi mi trovo sulle isole Canarie, in particolar modo a Gran Canaria, quindi mi viene impossibile non parlare della fiscalità canaria, che è molto chiacchierata, ci sono molti pro, molti contro, ma non è tutto chiarissimo, ci sono tante informazioni contrastanti sul web. Andiamo a capire allora qual è la verità. Le isole Canarie sono un arcipelago che si compone di 7 isole maggiori, a breve si aggiungerà la Graziosa. Ricordo che il momento in cui parliamo oggi è febbraio 2024. Ci sono due capitali che si contendono il titolo e che sono Las Palmas qui a Gran Canaria e poi abbiamo Santa Cruz di Tenerife. Le isole Canarie appartengono politicamente alla Spagna e quindi sottostanno interamente a tutte le leggi che sono proprie della penisola iberica, chiaramente per quanto riguarda la Spagna, ma la loro natura ultraperiferica fa sì che il trattato di funzionamento sull'Unione Europea agli articoli 349 e 355 gli riconosca uno status speciale, perché come tutte le isole chiaramente non hanno accesso a un gran numero di risorse. Questo fa sì che il paese cui appartengono, in questo caso addirittura la Comunità Europea, gli garantiscano alcune agevolazioni proprio per rifarsi dello svantaggio competitivo che hanno rispetto a tutti gli altri paesi o alla terraferma. In questo caso le isole Canarie quindi appartengono al mercato unico europeo per quanto riguarda i dazi doganali, ma non applicano esattamente la stessa normativa IVA che applichiamo invece noi all'interno dell'Unione Europea. Lo vediamo alla fine del video esattamente come funziona l'IVA alle Canarie. Partiamo allora dal REF. Il REF è il regime economico fiscale, cioè un corpo di leggi che disciplina alcuni settori chiave, come quello dei trasporti, come quello dell'energia, dell'università, dell'educazione, dell'istruzione, eccetera eccetera. Questo corpo di leggi tra le agevolazioni più importanti, ad esempio, assicura ai residenti in Spagna la possibilità di usufruire di uno sconto del 75% per utilizzare i trasporti pubblici e privati spostandosi dal continente alle isole. Quindi è chiaro che il turismo è il settore principale, ma non è comunque l'unico. Andiamo a vedere allora quello che ci interessa più da vicino, che è il regime fiscale, che è quello per cui fondamentalmente i miei clienti mi pagano, cioè la pianificazione fiscale. Come dicevamo, le isole Canarie appartengono alla Spagna continentale, quindi applicano in toto le regole anche tributarie. Che cosa vuol dire? Che se andiamo a vedere la personal income tax, anche qui applicheremo scaglioni di IRPEF crescenti che vanno dal 19 al 47%. Se andiamo a vedere la capital gain tax, anche qui applicheremo gli stessi scaglioni della Spagna che vanno dal 19 al 28% per scaglioni sempre crescenti, quindi a seconda dell'ampiezza, della grandezza del fenomeno economico del capital gain si applica un'aliquota marginale superiore. Per quanto riguarda invece la corporate income tax, anche qui esiste una flat del 25% sulla differenza tra ricavi e costi, che scende al 15% per i primi due esercizi chiusi in utile. Esistono però delle agevolazioni che la differenziano in maniera importante dal continente. Ci sono tre agevolazioni fondamentali e poi c'è l'IVA, che come dicevamo all'inizio ha un regime del tutto diverso da quello applicato nel resto dell'Unione Europea. Le tre grandi agevolazioni che è necessario conoscere sono, numero uno, le zone franche. Tenerife e Gran Canaria, che sono le isole più grandi per estensione e anche per economia, sono quelle che applicano delle agevolazioni nelle zone portuali, quindi è possibile per attività di import-export ottenere delle particolari agevolazioni, ma del resto lo vediamo in tutte le zone portuali, è quello che avviene a Labuan in Malesia, è quello che avviene a Panama. La seconda agevolazione invece è costituita dalla cosiddetta ZEC, forse più famosa, la zona economica speciale, anch'essa si applica alle zone di Tenerife e Gran
Canaria e prevede la possibilità di applicare un'aliquota di corporate income tax, quindi un'aliquota di imposta sulle società, del 4% su una base imponibile che a seconda dei casi varia da circa 2 milioni a un massimo di circa 25 milioni di euro, quindi un'agevolazione importante. I requisiti per entrare nell'agevolazione sono questi: l'oggetto sociale dell'impresa deve rientrare nelle attività consentite nell'ambito della ZEC. Bisogna effettuare un investimento minimo di 100.000 euro per le isole di Tenerife e Gran Canaria o 50.000 nel caso di La Gomera, El Hierro, La Palma, Fuerteventura o Lanzarote, che sono le altre dell'arcipelago evidentemente. Bisogna investire in immobilizzazioni relative all'attività entro i primi 2 anni dal momento dell'immatricolazione. È necessario avere un numero di dipendenti che va da 3 a 5 entro 6 mesi dalla costituzione delle società e almeno un amministratore della società deve essere fiscalmente residente alle Canarie. La più grande agevolazione, se vogliamo, comunque un altro grosso vantaggio della ZEC, l'abbiamo visto in un video precedente in applicazione quando abbiamo parlato di ETV, cioè di holding spagnole. L'altro grande vantaggio della ZEC è che il dividendo di una società incorporata all'interno della ZEC in uscita, quindi distribuito agli azionisti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, non sconta l'applicazione della withholding tax. La terza grande agevolazione, invece anche questa famosissima, è quella della RIC. La RIC come funziona? Fondamentalmente è un accantonamento che viene fatto nel conto economico che può essere pari fino al 90% della base imponibile. Quindi fondamentalmente mi si dice che se accantono parte di quello che ho guadagnato fino al 90% della base imponibile di quell'anno, quella parte di accantonamento viene ripreso in diminuzione, cioè fondamentalmente non concorre alla formazione della base imponibile e quindi fondamentalmente pago il 90% di imposte in meno di quelle che avrei dovuto pagare. Devo effettuare determinati investimenti previsti dalla legge e questi investimenti devono essere mantenuti per 4 anni. In precedenza si investiva tanto nell'immobiliare, adesso ci sono alcune limitazioni che l'hanno reso un po' più macchinoso, ma è comunque possibile investire in beni per esempio aziendali, come per esempio autovetture o altri beni strumentali atti allo svolgimento del business. L'ultimo elemento che chiude le Canarie e che ne fa a determinate condizioni un paradiso fiscale è l'applicazione dell'IVA. Qui non esiste l'IVA, ma esiste una cosa che si chiama IGIC, che è l'equivalente, ma sconta aliquote di grande vantaggio, che non sono quelle tipiche dell'Unione Europea, che appunto arrivano fino al 23%, che arrivano fino al 27%, ma vanno dal 7 al 15%. Quindi il 7% è l'aliquota ordinaria, il 15% è l'aliquota speciale. Un'informazione importante che è necessario portare a casa è che nella prestazione di servizi nel resto del mondo fondamentalmente non si applica l'IVA, quindi se io presto il mio servizio per esempio di consulente fiscalista dalle Canarie per il tramite di una società e presto i miei servizi nel continente a italiani o a spagnoli, non applico l'IVA, e questo devo dire che è un vantaggio importante. Quindi la mia personale riflessione è che su redditi che vanno dai 100 ai 500.000 euro di margine, quindi di utile, è possibile oggi intervenire con pianificazioni locali, perché non dimentichiamo che esistono anche una serie di detrazioni al di là delle agevolazioni che abbiamo appena visto, piuttosto fondamentali, piuttosto corpose. Inoltre non esiste neanche dal 2003 più l'imposta sulle successioni e sulle donazioni, ma a livello aziendale con quell'utile tra i 100 e i 500k è possibile oggi andare a portare l'imponibile tra il 3 e il 7%, quindi capite che il risparmio di imposta è importante. Quando invece andiamo a superare determinati ammontari, quindi saliamo orientativamente sopra il 500.000 di euro, allora diventa più complicato ed è necessario a quel punto affidarsi a un fiscalista esperto per capire come poter intervenire senza violare nessuna normativa sul carico fiscale. Io sono Luca Taglialatela, spero che questo video ti abbia portato del valore aggiunto. Se non l'hai fatto, ti invito a cliccare like e a iscriverti al canale per rimanere aggiornato con le notifiche. Se sei interessato a un trasferimento alle Canarie, ti invito a cliccare il link in descrizione e a prenotare una consulenza con il sottoscritto o con un membro esperto del mio team. Noi ci rivediamo nel prossimo video.